Salve amici di Io Leggo Con Te. Oggi andremo a leggere il libro di Zero Calcare, pseudonimo di Michele Rec, Macerie Prime, 6 mesi dopo, che è la seconda parte di Macerie Prime, il quale racconta le avventure di... non le avventure, cioè racconta la storia in sé. E racconta degli amici di Calcare che sono persi, dentro di sé e quindi devono ritrovarsi. Hanno perso una parte di sé, perciò ora devono ritrovarla. Perciò è proprio chiamata Macerie Prime. Però, ovviamente, per ritrovarla devono prima sconfiggere il peso che si portano da una vita. Il capitolo che oggi andremo a vedere è chiamato Back a Wheat Bang. Non lo leggerò tutto perché è abbastanza lungo. È un avvertimento. Potrebbe esserci del linguaggio scurrile. Perciò, perché il linguaggio è molto colloquiale, perciò vi chiedo già scusa da adesso. Perciò a volte cercherò di evitare. Back with a bang. Dai su, basta parlare di morti. Mi pare morboso, quella manco è morta poi. Allora sei pronto per questa presentazione? Ti sei già fatto venire la tachicardia? Scusa amico Panda, sto un po' in ritardo con la tabella di marcia. È che questa notizia mi ha un po' scosso. Mi continuo a domandare se potevamo fare qualcosa. Ma che potevate fare? Lascia stare. Tu devi fare la vita tua, mica sei il cimmo. Ognuno deve imparare a campare per conto suo. Ma io sono d'accordo, Però forse un po' di attenzione a cosa ci succede intorno. Più che altro, ci ritroviamo con un tentato suicidio di cui ci siamo accorti pure dopo 3 settimane. E un sacco di domande e di dolore nell'economia generale. Non mi pare un grosso risultato. Ma sti cazzi dell'economia. Tu pensa all'economia tua, ma che devi accollare per il PIL di Roma, di tutta Roma? Ma no. Penso che magari con un po' di cura. Oh, ma pensi dopo 6 mesi? Ancora stiamo così. Tu devi finirla di andare sempre al passo più lento. Wow, ok, ma non strillare. Io strillo perché tu mi esasperi. Come faccio a trasformarti in un vincente se continui con queste cazzate? No, ma infatti io ti ringrazio. Lo so che sono difficile, solo che... Tu ora fai come dico io, ti prepari e... Tum, tum, boom! Oh, certo che sto ciccione con i colori della Juve è proprio sto cazzo, Armadillo! Ma dove cazzo stai? Stavo nella stanza degli ospiti, brutto fagiano, quella che il ciccione ha chiuso a chiave 6 mesi fa. Non dargli retta a calcare, guarda dove siamo arrivati senza di lui. Non permettergli di tu hai rotto le scatole. Wow, frena armadillo, capisco che questi 6 mesi rinchiuso ti rodono, ma calcare di qualcosa vuole rovinare tutto. Ancora, basta, tu devi stare muto. Armadillo, basta, Panda è stato importante per me in questi 6 mesi. Mi ha aiutato, Panda. Questo mica è un panda, è tarocco. Tiè, guarda. Vedi come viene a cambiare colore. Non è manco un terprof, come tutti i cazzari. Aspetta, ma... Non mi piace farmi vedere struccato, quelle cicatrici intorno agli occhi. Sono le stesse di Taro, il criceto di mia cugina. Oh, beh, complimenti. In 6 mesi non ti sei accorto che ogni volta c'ho una forma diversa, ma è sempre lo stesso. Ho capito che si era messo il mascara, ma dice sempre le stesse cose.
Devi pensare solo a te stesso, bla bla bla. E Berlusconi, dai, tipo fregatene di tutto, bla bla bla. Forse Calcare l'ha sempre saputo. Forse era di questo che aveva bisogno e che tu non hai saputo dargli. Oh, ma proprio tu c'hai la bocca larga, eh? Calca, tu preparati alla presentazione. Intanto io gli do il resto. Oh, non vi preoccupate, tolgo il disturbo. Tanto il mio compito qui è finito. Alla prossima, Calcare. Bene, il video è finito. E spero che vi sia piaciuto e arrivederci.